E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi un video domenicale un po' diverso dal solito, un argomento un po' delicato visto la situazione che comunque che stiamo vivendo qua in Italia, dove tutti gli spostamenti sono limitati alle cose essenziali, ovvero lavoro, andare a prendere da mangiare e se avete bisogno di cure mediche potete spostarvi. Tutto il resto è limitato, anzi è bloccato, in pratica non potete andare da nessuna parte, quindi il nostro giro domenicale per chi va in moto è abolito, se andate prendete tutti i vostri rischi e si rischia davvero grosso, oltre alla multa si può rischiare anche il carcere. Quindi io fossi in voi, comunque io non vado. Fossi in voi non andrei, quindi poi ognuno è libero di fare, penso, quello che vuole, però sappia che comunque andrà incontro a sanzioni e anche magari a sanzioni anche penali. Quindi tolto questo argomento. Io mi ritengo abbastanza fortunato, visto che comunque visti i tempi posso andare al lavoro e magari in settimana prossima vi porterò qualche video infrasettimanale dove vi farò vedere un po' le condizioni del traffico, comunque situazioni che ci sono in pratica in strada. Magari se mi capiterà che mi fermeranno per fare dei controlli, vi farò partecipi di tutto, ecco. Infatti mi porterò dietro al lavoro, magari è necessario per registrare i video e almeno il tragitto da lavoro a casa vi porterò con me, visto che comunque non faccio niente di illegale, farò solo il tragitto da lavoro a casa e mi porterò appunto il necessario per registrare. Comunque, concludendo questo video, io spero davvero molto che la situazione si possa sbloccare in tempi brevi. Speriamo almeno per Pasqua, per festeggiare una Pasqua, tutti rilassati, tutti contenti dove si vuole, anche se comunque se non ci sarà un cambiamento repentino in questi contagi, sicuramente ne andrà per le lunghe, però vabbè, speriamo in bene, speriamo che comunque almeno per Pasqua ci si possa incontrare per strada, magari per fare qualche bel giro insieme, visto che comunque adesso la stagione inizia a promettere bene e ragazzi ne usciremo sicuramente più forti di prima e meglio di prima. Ci vedremo sicuramente da domani per qualche video un po' dalla zona rossa, diciamo che ormai la zona rossa è tutta l'Italia, quindi ragazzi, ci vediamo presto, carica e ciao ciao!